Ciao a tutti ragazzi, sono Gonks e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Oggi siamo su Fortnite Battle Royale per continuare ad analizzare questo grosso cubo viola. Allora ragazzi, ci sono un paio di teorie in giro per la rete. Non mi fido di tutte queste teorie. Sinceramente, voglio solo dirvele perché sono sicuro che voi potete dirmi qualcosa di più. Io faccio le mie supposizioni, voi fate le vostre. Quale di queste otto teorie? Credo siano otto, non le ho contate benissimo. Le ho giusto lette di sfuggita, ma sinceramente volevo analizzarle qua con voi. Diciamo, quale di queste teorie sarà giusta, lo scopriremo ovviamente o stasera, se faranno veramente l'evento, o a fine stagione. Allora, ragazzi, intanto vi voglio far vedere questa skin. Cioè, questa del Sushiman, con questo piccone e queste ali, secondo me è stupenda. Vi ho messo anche la story su Instagram ieri come ho iniziato ad usarla, è veramente, veramente figa questa skin. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi a Instagram perché sto iniziando a pubblicare un bel po' di cose. Piano piano riprenderò, ringranerò un po' come prima, forse anche di più. Allora, ragazzi, molto semplicemente, partiamo dalla teoria numero 1, Loot Lake. Perché Loot Lake? Allora, ricordate il lancio del razzo della Season 4, se non sbaglio? Sì, Season 4. È successa qualcosa, il razzo è passato per Loot Lake, è andato molto in alto e poi è sparito. Dove è tornato? È tornato a Tilted Tower con quei quattro raggi che la stavano puntando, ok? Infatti, Tilted Tower dopo quell'evento è stata modificata. Come ricordate, o meglio, come sapete, c'è un nuovo edificio che sta cambiando. Lo stanno costruendo in via di costruzione, quello centrale, dove prima c'era il cratere del meteorite, ovviamente. Poi, dopo Tilted Tower, il razzo è sparito. Dove è andato? È andato a Moisty Mire. Da Moisty Mire poi si è fatto il giro sino a Snobby Shore, se non sbaglio. Passando ovviamente per Lonely Lodge. Lì Lonely Lodge è successo qualcosa di veramente insignificante, è sparita un'insegna, però nulla di così tanto grosso. Mentre a Moisty Mire è completamente sparito tutto. C'è una nuova città, come avete visto, c'è un deserto. E poi ragazzi, ovviamente il razzo ha fatto tutto questo percorso e potete ben vedere com'è cambiata la cosa qui. Appunto per questo, poi, sapendo che è passato in questa zona, il razzo sparendo proprio in questa direzione qui tra Greasy Grove e questa montagna, avete visto che i vichinghi sono arrivati. Quindi adesso dove c'era il razzo, c'è la montagna dei vichinghi. O meglio, dove è passato il razzo. In più, un'altra cosa rafforzativa è Anarchy. Anarchy non c'è più. Anarchy è diventata adesso Lazy Link. E il razzo è partito anche da qui. Se non sbaglio è stato uno degli ultimi percorsi. O il secondo, non ricordo bene adesso di preciso. Comunque, questa è la prima teoria che dice Loot Lake. Loot Lake 1, chiamiamola così. Poi c'è teoria Loot Lake 2. La teoria numero 2 di Loot Lake, diciamo che è molto più semplice, molto meno articolata, con molte meno, diciamo, prove, giusto due. Allora, da quando il razzo è arrivato, Loot Lake non è mai stata modificata. E su questo non posso che dar ragione. Loot Lake non è mai stata modificata da quando gioco io. In più, un'altra cosa. Il cubo sembra si stia dirigendo verso Loot Lake. Teoricamente l'ultimo spostamento l'ha fatto da qua, da questo punto qui, a qui. Dov'è ora? E se guardiamo la direzione, se io mi metto così, teoricamente, no, no, mettiamoci bene dritti, così, quindi la schiena della mia freccetta dovrebbe puntare verso Loot Lake. Non è proprio così. Non è proprio così. Su questo io ho da ridire perché non sta puntando Loot Lake, al massimo sta puntando Salty Springs. Ma perché Salty Springs? E ci arriviamo adesso. Salty Springs numero 1. Il cubo è anche nel percorso dove, secondo molte persone, passerà per Salty Springs. Perché Salty Springs? C'è uno screenshot di come un paio di giorni fa il cubo si è mosso non molto. Un paio di giorni fa la vedo un po' difficile. Al massimo un giorno fa, forse qualche ora fa, perché teoricamente il cubo ha iniziato a muoversi da qua sopra, sino a qui, e il percorso, diciamo che adesso io prendo un righello, a voi faccio una linea retta con Photoshop. Se io prendo un righello e metto la penna dove è il cubo, sorpassa Salty Springs. Teoricamente la sorpassa. Ci passa alla destra, ci passa da qua, più o meno.
E passando da qua potrebbe poi schiantarsi su questa montagna, ma non ha senso neanche questo, secondo me. Quindi, ragazzi, cosa possiamo dire? Altra teoria. Salty Springs numero 2. I fulmini erano più vicini a Salty Springs di quanto non lo fossero nelle altre zone della mappa durante la parte finale dei fulmini, quindi prima che questo cubo si attivasse. Si vede una clip di ninja qua che passando in questa zona, esattamente qui se non ricordo male. No, forse era qui. Sì, dovrebbe essere qui, più o meno. Penso di sì. No, era proprio qui. Ok, trovato. Ninja stava passando in questa zona qui, però ha visto un fulmine molto molto forte arrivargli a fianco. Questa clip la potete trovare online, la potete trovare ovunque, però non penso abbia beccato veramente Salty Springs. Ha beccato più o meno in questa parte, ma non è che fosse così tanto forte. Cioè, più o meno qui ha beccato, non. Era un fulmine come gli altri, sinceramente, come tutti quelli che stavano cadendo in mappa. Quindi anche questa. Non mi convince. Un'altra cosa che ha più senso. Questa è l'unica teoria di Salty Springs sensata, ovvero le teste di Pasqua. Le teste di Pasqua puntano tutte in una direzione precisa, e l'abbiamo scoperto con una missione del vecchio. Della vecchia settimana, no, forse di un paio di settimane fa. Tutte le teste di Pasqua puntano qui, esattamente in questa montagnetta qui. Tutte, nessuna esclusa. Perché? Succederà qualcosa qui? Non si sa, sinceramente non si sa. Ok, ragazzi, la quarta teoria di Salty Springs è abbastanza curiosa. È una cosa che abbiamo sentito anche noi, se non sbaglio. Nel mio secondo video sul cubo, nel primo, non ricordo bene adesso, forse proprio quando era apparso, lo sapete? Allora, praticamente si è sentito un suono provenire dal cubo, che adesso vi farò sentire. C'è un video di un ragazzo che praticamente ha sentito questo suono e l'ha ricollegato ad un dinosauro. Adesso vi farò sentire, faccio partire un attimo il video, ascoltate bene. Dovrebbe essere adesso. Sembrava appunto un lamento, un dinosauro, non lo so, un qualcosa, un animale ferito qua dentro il cubo. Perché? Perché questa cosa? Perché si dovrebbe sentire qualcosa di così grosso là dentro? Un dinosauro ci starebbe, cioè, sarebbe abbastanza grande, direi, come cubo per contenere un dinosauro, ma non penso lo sia. Potrebbe essere un alieno? Visto che. Torniamo alla teoria che il Dark Voyager o comunque come cavolo si chiama, The Visitor, fosse un alieno e bla bla bla, ma non ci credo. Non ci credo, non può esserci un alieno dentro. Ok, che hanno messo anche il chiappe lucide di Steph. Non mi verrà mai il nome adesso, perché ormai lo conosco come chiappe lucida con la skin. O chiappe lucenti, boh, chiamatelo come volete, ma io lo conosco così ormai. Più che altro voglio fare un test adesso. Se io sparo al cubo, lo risento col rumore? Decisamente no, non si è sentito nulla. Torniamo alle nostre teorie. Allora, questa la scartiamo. Anche se era una di quelle più interessanti possibili. Pleasant Park, addirittura ragazzi hanno messo Pleasant Park. Con, diciamo, una teoria estesa oltretutto. Allora, c'è. Nel background della capoeira, l'emote che è uscita da poco, qualche giorno fa, c'è un castello che viene ricollegato a Pleasant Park. Perché a Pleasant Park? Scoperto dalle montagne. La forma di quelle montagne c'è solo a Pleasant Park. Ok, ci può stare a collegare a Pleasant Park questa cosa, ma perché un castello? Perché negli sticker che ci sono di questa season. Se non sbaglio, il tier. Sì, il tier 2 del pass battaglia. Esattamente il tier 2, Crazy Castle. E teoricamente quel castello ha l'esatta forma di quello che c'è nella foto di Pleasant. Vi metterò le foto ovviamente, adesso le devo solo scaricare. In più dicono che è collegato anche allo squaletto bionico e al lottatore di wrestling, di Lucha Libre. Perché? Cosa c'entrano questi con il castello? Con Pleasant Park? Perché? Con il cubo che cosa c'entrano queste cose? Non ne ho la minima idea. Comunque ragazzi,
Così siamo, diciamo, arrivati al capolinea. Non è, nessuno ha altre teorie, a quanto pare. Voglio sapere le vostre. In più vi spiegherò un po' che cosa penso io al momento. Di queste teorie qua sono d'accordo sulla teoria di Loot Lake, per un semplice motivo. Perché, boh, è il lago più grande, è il lago che c'è sempre stato, è un lago che non è mai cambiato. Questi laghetti stupidi, oltre ad essere ormai fuori portata, a meno che il cubo non si metta a girare verso questo lato, quindi tornare da questa parte nonostante sia sceso da lì, quindi non avrebbe senso girare lì, anche perché avrebbe potuto fare questo, arrivare lì direttamente da questa strada non ci voleva tantissimo. Comunque, allora, quello che vorrei dire io è, la più plausibile è appunto Loot Lake, ma per il semplice fatto che è una città che non è mai stata cambiata. Tilted Tower è stata cambiata, Greasy Grove è stata cambiata dalla mancanza del burger, Tomato non neanche a parlarne, Pleasant Park se non sbaglio è stata anche già cambiata, Junk Junction è stata aggiunta di recente diciamo, Snobby Shore non è stata cambiata se non ovviamente per dei nerf di loot ma nulla di più. Poi vabbè, molte zone sono state cambiate, non sono state cambiate, però comunque quella che c'è esattamente da sempre è Loot Lake. Loot Lake c'è sempre, sempre, sempre stata. Però comunque, essendo anche un lago, ed è l'unico lago con un nome, e questo mi riporta a dire. Quello skin che vi ho messo ieri, ragazzi, quello della linea di comando con tutti i movimenti del cubo, mi fa pensare. Move to Lake è l'unica zona che ha Lake nel nome qua in inglese, ovviamente, perché guardo il gioco in inglese con i leak in inglese, è proprio Loot Lake. E quindi mi fa pensare che l'ultimo movimento è dopo il settimo, ovviamente, dopo il settimo arrotolamento, sia appunto in direzione di Loot Lake, senza però fermarsi. Quindi, mettete che il cubo arriva qua, mettete anche che l'evento delle 18/19/20, non so bene l'orario, di stasera sia questo del cubo, l'evento proprio cubo, da qua a quell'ora il cubo inizierà a rotolare senza sosta sino ad arrivare a Loot Lake. Magari anche più velocemente, magari come una palla indemoniata, però potrebbe essere. Non si sa. Ragazzi, non si sa, questa è la mia teoria, non c'è nient'altro che me lo fa dire. E voglio sapere cosa ne pensate voi. Anche perché questo cubo è indistruttibile. Adesso mi ammazza. Questo mi ammazza. Oddio. Bene, avete visto la mia morte? Sì, sono stato troppo vicino al cubo. Comunque, ragazzi, penso che chiuderò qui. Quindi sì, bene ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche ai social che ci sono in descrizione. Ci vediamo in un prossimo video, grazie e arrivederci. Alla prossima!